Sì, una giornata molto emozionante per noi oggi ritornare qui dopo 7 mesi dall'apertura di questo club per i nostri ragazzi insuperabili, quindi con molto piacere con la società siamo venuti a salutare e cercare di iniziare un percorso anche insieme che possa migliorare anche il loro stato allo stadio e in altre iniziative. Direttore, grazie anche agli input che sono arrivati dal campo, domenica scorsa si è visto uno stadio Partenio Lombardi molto attivo, segno che l'entusiasmo si può portare e riportare in questa piazza. Purtroppo però bisogna sempre fare i conti con qualcosa che arriva da fuori. Dal di dentro invece, in questo caso della società, come si sta vivendo questo momento? Ma tornando alla piazza sappiamo bene quello che può dare la piazza di Avellino, la provincia e tutti quanti, c'è un grandissimo amore verso questi colori, lo si nota ogni giorno. E all'unione si lavora costantemente e si pensa al bene dell'Avellino per il futuro. A proposito di lavoro, in precedenza abbiamo sentito il presidente Izzo che ha detto che il direttore Musa sta lavorando per portare altri giocatori, sono in arrivo altri calciatori. Quanto però è preoccupato dal fatto che non possono essere ancora tesserati, non si può chiudere l'iter burocratico anche per mettere a disposizione di Capuano? È una condizione con la quale ci troviamo a lavorare, però io seguo la parte del mercato, quest'altra situazione la seguono i nostri consulenti e legali, io svolgo il mio mestiere, quindi cercando di portare avanti delle trattative e poi vedremo cosa accadrà a breve in questi giorni. Ma le controparti mostrano perplessità, si stanno creando problemi per questa situazione particolare? No, perché come ha detto l'avvocato Chiacchio ieri in un'intervista, la società ha fatto quello che doveva fare, ha pagato i stipendi regolarmente, ha comunicato tutto in federazione, quindi da parte nostra non c'è questa grande, diciamo, paura, però aspettiamo, insomma, i risvolti di questi giorni. Tra i nomi che si fanno in queste ore con maggiore insistenza, c'è cioè quello di Fedato, possiamo dire che una trattativa ben avviata potrebbe chiudersi in questi giorni? È un profilo che ci interessa, come ce ne sono tanti altri che stiamo contattando e sondando con le varie società e con gli agenti. Potrebbe essere lui un giocatore dell'Avellino, come no, insomma, vedremo. Invece quella pista argentina che è venuta fuori con un'indiscrezione da oltreoceano. No, non mi risulta questa cosa.